Vaccini, cosa succede in Toscana? Come sta andando davvero la campagna? E perché siamo indietro per i più anziani? L'assessore alla sanità spiega le cose in commissione, noi le raccontiamo con i commenti di chi era presente. Le opposizioni comunque continuano la loro battaglia. La Lega chiede le dimissioni di Bezzini e la nascita di una commissione speciale del Consiglio che, in forme diverse, viene anche chiesta da Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Mercoledì 7 aprile se ne parla in una nuova seduta del Consiglio regionale convocata appositamente. In questi ultimi giorni ci sono stati gli scioperi dei lavoratori del ciclo di Amazon e dei rider e qualcosa in effetti si è mosso sull'onda delle proteste generali. Anche i consiglieri ne hanno parlato a margine dell'ultima seduta. Ampio spazio, infine, lo dedichiamo alle questioni che hanno a che fare con i problemi, ma anche con le prospettive delle nostre aree interne e montane. Il Consiglio tutto ha votato un atto che prevede alcune misure concrete per il rilancio di questa parte così grande del nostro territorio. La seduta della Commissione Sanità non è aperta ai giornalisti, non è una misura particolare, certo, è la prassi per tutte le commissioni, e allora la seguiamo attraverso i commenti che filtrano dal presidente, dal vice e da un altro componente della stessa commissione. Rappresentano tre gruppi, tre forze politiche diverse e danno una valutazione ovviamente diversa di quello che emerge. Di certo Simone Bezzini, l'assessore alla sanità, rivendica il merito di aver vaccinato di più e più velocemente di altre regioni, di aver coperto tutte le esigenze di RSA, scuole e operatori sanitari, ma ammette anche dei ritardi per gli over 80 innegabili alla luce del confronto proprio con altre regioni. E il presidente della commissione, il consigliere del Partito Democratico Enrico Sostegni, alla fine è molto soddisfatto. La valutazione è assolutamente positiva, nel senso che l'assessore ha messo in evidenza con grande onestà intellettuale la complessità dell'organizzazione, il fatto che nella complessità dell'organizzazione l'aveva scelto un meccanismo un pochino più complesso per vaccinare gli over 80 ha comportato un ritardo che c'è stato in Toscana, ma che altresì ci permette ora in un paio di settimane di essere recuperato e poi di avere una macchina di vaccinazione importante per il proseguo della vaccinazione. Quindi scelta giusta quella di affidarsi ai medici di famiglia. Quella è una scelta assolutamente giusta, perché i medici di famiglia sono 2.500 medici che hanno aderito, e che quindi è un numero importante. Hanno una diffusione capillare sul territorio toscano. Per le persone più fragili, come gli over 80, permettono di, senza nessun tipo di prenotazione, di poter accedere alla vaccinazione. E inoltre è un canale di vaccinazione che rimarrà anche dopo la vaccinazione degli over 80 e che quindi sarà utile durante tutta la vaccinazione che andrà avanti tutto l'anno sicuramente. Fiducioso che si recuperi il ritardo? Ma se arrivano i vaccini, il ritardo lo recuperiamo. Con gli esponenti dell'opposizione di centrodestra molto critici, invece, partiamo proprio dal tema del coinvolgimento dei medici di famiglia, che di per sé non è stata una scelta sbagliata, dicono loro. Andrea Ulmi, il vicepresidente, è anche un medico. Hanno a che fare con il vaccino meno gestibile e soprattutto con le persone meno gestibili, perché è vero che loro conoscono bene gli ultraottantenni, ma mettere in fila, mi dicevano alcuni medici di famiglia, mettere in fila sei ultraottantenni con i problemi di sordità, con i problemi che non sanno se il figlio le può accompagnare, con i problemi che a volte non riescono a organizzarsi al telefono, eccetera, cioè perdono metà del loro tempo per cercare di organizzare la fila di sei. Per cui, perché non fare il Pfizer negli hub o nelle strutture sanitarie e dare ai medici di famiglia che in 2 mesi hanno vaccinato 1.400.000 persone per il vaccino dell'influenza? Dargli, dato la loro esperienza, dargli invece la possibilità di vaccinare a ritmo serrato tutti gli altri. No, i medici di famiglia sono una scelta giusta, io però vi do dei dati e delle date. L'associazione che raggruppa i medici di famiglia ha dato l'ok per il protocollo con la regione il 26 di novembre, un mese prima della somministrazione del primo vaccino, il cosiddetto vaccino day. Il protocollo con la regione è stato sottoscritto soltanto l'11 di febbraio e il primo vaccino effettuato da un medico di famiglia è del 16 febbraio. Dal 26 novembre al 16 di febbraio non si sa che cosa è successo.
questo. In realtà, in quei mesi, non siamo stati in grado di produrre un protocollo che potesse appunto permettere ai medici di vaccinare, quindi le dosi che in quei giorni c'erano sono state date agli scanzi di turno, alle famose liste civetta, che c'erano o non c'erano, liste verbali, ci ha spiegato Scanzi, no? I due consiglieri non risparmiano comunque critiche all'assessore dopo il suo intervento qui. Dunque, Bezzini è stato sicuramente molto disponibile, ma non altrettanto convincente. Non ci ha convinto perché sostanzialmente lui rimanda alla disponibilità dei farmaci, di quando arriveranno, di quando non arriveranno, che non è in grado di dirci anche per il mese di aprile. Quindi sostanzialmente si naviga a vista. E questo per tutte le persone che sono estremamente impaurite, al limite della disperazione, per le persone anziane, per le persone particolarmente vulnerabili, è ovvio che non è un bel viatico per pensare di andare verso la normalità. Purtroppo no, io sarei più felice di dire sì, mi ha convinto. In realtà, candidamente, Bezzini me lo sono scritto, ha detto rispetto alle certezze che l'assessore ha risposto, ci dice Ceccarelli, il capogruppo del PD, e Bezzini ha detto non conosco neppure la programmazione di aprile, non sappiamo chi riceverà il vaccino, se lo riceverà con una chiamata diretta da parte delle aziende ospedaliere. Quando, quanti lo riceveranno così, quanti riceveranno il vaccino presso il proprio domicilio perché sono categorie fragili, quando? Quindi siamo nel caos, eravamo nel caos prima della commissione, speravamo, l'avevamo chiesto apposta questa commissione, che oggi l'assessore ci avesse in qualche modo dato delle risposte per essere tutti più tranquilli, non tanto noi, non tanto Fratelli d'Italia, quanto le cittadine e i cittadini toscani. In realtà dopo la commissione abbiamo avuto, ahimè, la conferma che invece siamo in mani che non hanno la consapevolezza di quello che sta succedendo. Proprio queste critiche, il dibattito politico che le precede e le segue, sono al centro della seduta del Consiglio regionale del 7 aprile, una seduta convocata d'urgenza, non era prevista, su richiesta delle opposizioni. La Lega conferma il suo attacco, che va anche nella direzione di chiedere le dimissioni dell'assessore. Sì, noi le richieste le confermiamo perché pensiamo che ci voglia un assessore veramente più attivo, che agisca con più forza in questo momento che è delicato, che è quello della fase vaccinale. E in più chiediamo questa commissione speciale per coinvolgere il Consiglio, che ad oggi non è assolutamente coinvolto nelle scelte. Abbiamo parlato e abbiamo sentito parlare anche a livello nazionale di categorie. Ecco, quelle categorie noi abbiamo saputo che sarebbero vaccinate dalla stampa, fuori casi che sono poi saliti all'onore della cronaca, ma certo non esiste che il Consiglio regionale, che rappresenta tutti quanti i territori, che rappresenta quella base di persone che devono portare la voce dei cittadini, non sia coinvolto. Quindi noi chiediamo una commissione speciale proprio per vigilare, ma anche per portare delle proposte che siano attinenti e che riescano a far compiere questa campagna vaccinale nel miglior modo possibile. Su questa richiesta di dimissioni potrebbe compattarsi il fronte di tutte le opposizioni. La capogruppo del Movimento 5 Stelle al nostro telegiornale parla però anche delle misure di contenimento del contagio che in Toscana, secondo lei, non hanno prodotto gli effetti sperati. Direi che è inevitabile a questo punto la sfiducia all'assessore, ma direi riduttivo se fosse soltanto questa. Ci sono dei dirigenti e in parte anche il presidente della giunta che hanno contribuito a delle decisioni che hanno portato alla situazione in cui adesso siamo. La commissione, che sia d'inchiesta o di valutazione o commissione speciale, è probabilmente lo strumento, il contenitore migliore per riuscire a riunire tutte le ipotesi da mettere in campo per migliorare la situazione che, così come adesso, è inaccettabile. Galletti dice anche che le micro, neppure tanto micro, insomma, le zone rosse locali in Toscana nelle settimane scorse non hanno prodotto gli effetti sperati, non funzionano. Sono sorpresa che il presidente Gianni le abbia presentate come un successo perché di fatto dopo le micro zone rosse, che micro non erano appunto, siamo diventati interamente zona rossa. Quindi evidentemente quella non era la soluzione. 2 mesi fa forse dovevamo avere il coraggio di diventare zona rossa e dare una boccata di ossigeno adesso alle attività. Per i vaccini come si svolta adesso? Adesso l'unico modo è seguire in modo attento quelle che sono le indicazioni del Ministero riguardo le precedenze all'età e alle persone più fragili.
Galletti aveva proposto la commissione d'inchiesta del Consiglio regionale e Fratelli d'Italia su questo annuncia di aver già raccolto le firme necessarie tra i consiglieri per costituirla. Molto più sfumata la posizione, sempre di Fratelli d'Italia, sulla richiesta di dimissioni di Bezzini. Ma a me oggi interessa altro, a me oggi interessa sapere perché la Toscana è ultima nella classifica della somministrazione dei vaccini agli over 80. Perché abbiamo scelto di vaccinare gli avvocati 24enni, neolaureati e praticanti anziché i volontari che tutti i giorni stanno sulle ambulanze, sui mezzi di soccorso, a contatto anche con gli ammalati di Covid. Perché oggi sento e leggo sui giornali l'ultima brutalità che per rimediare agli over 80 togliamo le dosi di vaccino alle persone fragili e fragilissime. Io, a me oggi interessa questo, noi abbiamo chiesto una commissione di indagine in regione, avviamola quanto prima e lavoriamo per capire cosa non ha funzionato, quali dimissioni si possono chiedere in qualunque momento. Il capogruppo del Partito Democratico respinge con forza la richiesta delle dimissioni, eccolo, arregionando. Lo abbiamo già detto, sono assolutamente strumentali, fuori luogo, perché l'assessore, il presidente, la struttura sta facendo il possibile per superare anche le criticità o qualche errore che c'è stato e quando ci sono è giusto anche ammetterlo. Però noi scontiamo soprattutto un fattore, quello della mancanza di dosi, perché le dosi ne stanno arrivando poche. Quindi direi che c'è veramente la condizione, se arriveranno i vaccini, per potersi riallineare anche per quanto riguarda i grandi anziani che sono rimasti un po' indietro e ce ne rammarichiamo. Ma a un certo punto vedremo che la Toscana dal punto di vista delle vaccinazioni complessive tra quelle di testa per quanto riguarda la sua capacità organizzativa. Sul tema dei vaccini, nei giorni precedenti nei nostri telegiornali erano intervenuti naturalmente anche gli altri capigruppo, quelli di Italia Viva e Forza Italia. Ma per quanto mi riguarda, la mia presa di posizione, serve cambiare metodo, serve migliorare. La Toscana non può essere l'ultima regione in Italia come numero di persone vaccinate over 80. Sono le persone che hanno più di 80 anni, le prime vittime del Covid, sono le persone più fragili, i fragili fra i fragili ho definito, e queste vanno aiutate, vanno vaccinate velocemente. Una persona di 80 anni molte volte si può anche spostare, i medici di medicina generale devono vaccinare le persone più fragili, quelle che non si possono muovere, le persone che hanno maggiore difficoltà devono avere però i vaccini a loro volta, allo stesso tempo questa deve essere la priorità delle priorità, non c'è più tempo da attendere. È inaccettabile che in Toscana gli over 80 non siano ancora tutti vaccinati. Ormai sono mesi che sentiamo questa tiritera di li vaccineremo, saranno vaccinati, occorre farlo e occorre farlo subito. Ma non soltanto gli over 80, occorre vaccinare tutti, perché abbiamo bisogno di un'accelerazione, perché prima fermiamo l'emergenza sanitaria, prima ripartiamo con la ripresa economica. A gennaio si è costituita la Commissione per le aree interne della Toscana che nell'ultima seduta del Consiglio ha presentato un documento, tecnicamente un atto di indirizzo, che è stato votato e approvato da tutti i consiglieri. Ecco alcuni punti salienti. Innanzitutto noi nel 2020 abbiamo erogato come Regione 2,5 milioni circa di fondi ai comuni montani, all'Unione dei Comuni per alcuni progetti. 15 progetti che sono venuti dai territori erano meritevoli di finanziamento, ma non c'erano risorse sufficienti. Noi chiediamo alla Giunta che nei prossimi atti di bilancio siano coperte il finanziamento di questi 15 progetti. Così come rispetto al bando del sistema neve per gli ammodernamenti delle loro infrastrutture, ci sono ancora 300.000 euro di richieste da finanziare. Potrei continuare con la questione del piano di sviluppo rurale. I territori montani hanno il problema dell'abbandono, l'agricoltura è l'antidoto ai fenomeni di abbandono, non solo in montagna. Abbiamo fatto alcune richieste anche al governo, in particolare per la Miata e la Val di Cecina, che sono le cosiddette aree interne assieme alle zone dell'Appennino che nel 2015 sono rientrati nella progettazione. Queste due aree, quindi Amiata e Val di Cecina, sono state ammesse, ma per mancanza
di risorse non potevano, non sono state finanziate. Noi chiediamo al governo, visto che si sta trattando della programmazione europea, di finanziarle. Il consigliere Nicolai è il presidente della commissione, Luciana Bartolini della Lega è la vice. L'attenzione si sposta soprattutto sulle aree montane. Io in particolare cerco di prestare l'attenzione anche alla scuola in quelle zone e anche ai servizi sanitari territoriali, perché senza queste due importanti istituzioni la gente se ne va e la montagna si spopola. E invece bisogna che la gente rimanga in montagna, perché solo vivendola la montagna può servire anche alla città. Perché io dico che se le zone montane sono popolate da persone che vivono il bosco e vivono tutta la zona, ai benefici arrivano fino alle città. E quindi è giusto che ci sia questa commissione, che per ora ha fatto una proposta votata all'unanimità in consiglio, e poi piano piano vedremo quali saranno le soluzioni da prendere. A fronte di un sì condiviso restano evidenti distinguo da parte di uno dei gruppi di opposizione, Fratelli d'Italia. La montagna ha partorito un topolino, in questo caso la montagna è la commissione aree interne, che aveva l'opportunità di intervenire a favore delle aree interne in maniera importante, invece si limita a fare un appello al governo. Quando c'è da mettersi le mani in tasca, quando ci sarebbe invece da prendere degli impegni diretti da parte della Regione Toscana, si vede che ci si lava le mani in maniera disarmante. La Regione Toscana ad oggi non ha messo un solo euro a disposizione della montagna. La montagna sta vivendo una crisi drammatica, potrebbe fare degli interventi come sospendere i canoni per le piste da sci quando insistono sul demanio regionale, sarebbe una misura che si potrebbe fare qui in Consiglio regionale con un voto. Ci è stato detto che non era opportuno, non era questo il momento, ci sarà un momento più là in cui sarà più opportuno. Ecco, si continuano a fare soltanto chiacchiere. E alcune precisazioni le fa anche la capogruppo 5 Stelle. Io ho fatto parte della commissione costiera per i 5 anni precedenti e la mia esperienza non è positiva. E quella che è stata la commissione costa è stato semplicemente un gruppo di consiglieri che girava per la costa per evidenziare delle criticità che in Regione Toscana tutti dovevamo conoscere a menadito. Io spero che la commissione aree interne non sia una cosa analoga, ma al momento non sembra essere cambiata molto. In questo momento, banalmente, per il fatto che siamo in emergenza Covid, sta recependo quelli che sono i problemi delle aree interne, ma la Regione dovrebbe farsene carico anche senza bisogno di questa commissione. Tra i banchi della maggioranza infine sentiamo l'opinione di Scaramelli, Italia Viva. Abbiamo chiesto misure straordinarie per aiutare le imprese, le aziende, i comuni che in montagna hanno visto saltare di per sé una stagione. Abbiamo chiesto delle misure straordinarie. Noi nel nostro piccolo, grazie a me, abbiamo dato una misura simbolica, maestri di sci, ma quello era simbolico. Ora servono risorse vere per tutti quei ristoranti, per quegli alberghi, per quelle imprese, per quei comuni che vivono la realtà centrale della Toscana ancora più complessa rispetto ad alcune dinamiche e fuori da alcune direttrici e alcune di linee di ristoro nazionale. . 22 marzo nei piazzali dove operano i corrieri di Amazon a Pisa è in corso lo sciopero dei lavoratori della filiera del colosso americano dell'e-commerce. Interviene anche Antonio Mazzeo, il presidente del Consiglio regionale. Lo abbiamo sentito già la scorsa settimana in questo spazio. Ha promesso un impegno anche personale, ha annunciato l'iter di una legge per la tutela e la sicurezza dei lavoratori delle piattaforme digitali. È un impegno condiviso da tutti. Noi ci aspettiamo che anche qui la Regione si attivi il prima possibile per dare risposte a tutti quei lavoratori che lavorano anche in tempo di pandemia, che subiscono turni che sono pesantissimi e che hanno giustamente delle richieste da fare alla politica, che non può tacere la risposta, ma che si deve impegnare per portare le loro soluzioni. Il capogruppo di Fratelli d'Italia elogia i lavoratori della filiera Amazon per il coraggio dimostrato con questo sciopero. Io mi auguro che il Consiglio regionale abbia fatto, non so se riusciremo a fare qualcosa di concreto per loro, me lo auguro, ma sarà difficile visto le dimensioni della controparte. Però mi auguro che il Consiglio regionale della Toscana sia l'apripista per avere il coraggio di far luce su una situazione di lavoro che non è possibile accettare nel 2021. La maggioranza ovviamente sostiene da vicino l'iniziativa di una nuova legge con l'impegno a porre il tema anche al Parlamento, ma intanto appunto ci impegniamo anche a produrre un atto legislativo che vada
incontro alla tutela dei diritti del lavoro dell'economia cosiddetta digitale. Questo pensiamo sia non solo dovuto ma anche fortemente coerente e in linea con la tradizione di civiltà e con l'impegno per la qualità e la sicurezza del lavoro che la Toscana ha sempre messo nei propri atti. Ma è un'attenzione che vuole dare il Consiglio regionale, indipendentemente dalla ripartizione di carattere politico, per dimostrare che c'è un'attenzione forte al mondo del lavoro, a un lavoro che in questo momento sta faticando rispetto alle tutele di un settore che comunque sta producendo grandi utili, grandi redditività e che starà, tra virgolette, guadagnando dalla crisi degli altri. E quindi come tale questa redditività deve essere condivisa e ripartita fra chi quel lavoro produce, che mediante il proprio lavoro produce quel reddito. L'urgenza viene rivendicata anche dai 5 Stelle. La Regione deve fare il possibile con la consapevolezza che una buona parte del lavoro dovrà essere fatta per le garanzie a livello nazionale. Io ricordo che il Movimento 5 Stelle, appena salito al governo, si è subito proposto per la sicurezza dei cosiddetti riders, di coloro che appunto portano i pasti a domicilio. Dobbiamo fare lo stesso tipo di intervento, è fondamentale perché questi lavoratori sono sempre più diffusi e soprattutto questa multinazionale, ma dobbiamo fare attenzione anche alle altre, deve garantire i giusti livelli di tutela. Noi ci fermiamo qui, buona Pasqua a tutti, ci rivediamo venerdì prossimo 9 aprile, sempre come facciamo ormai da 18 anni dopo il TG della sera.